Questa settimana siamo presso l'ospedale policlinico Federico II di Napoli nel reparto di cardiochirurgia ed incontriamo il dirigente responsabile, il professore Carlo Vosa. Per lei lavorare in gruppo è fondamentale, un'esperienza che ha maturato proprio quando è stato insieme nell'equipe del professore Maurizio Cotrufo. Sì, la mia esperienza in cardiochirurgia è iniziata negli anni 70-72, proprio col professore Cotrufo, quando abbiamo iniziato i primi interventi al cuore a Napoli. E poi si è sviluppata a Milano nel periodo che sono stato al Monaldi, sul gruppo pediatrico soprattutto. A quel punto poi è venuta un'offerta di venire a far ripartire questa struttura della Federico II, che era ferma ormai da 10 anni, e mi hanno invitato a iniziare questa nuova cardiochirurgia che interessava sia gli adulti che i pediatrici. Ecco perché oggi ci troviamo qui all'azienda ospedaliera Federico II. Una sfida importante che lei ha colto subito al volo con grande entusiasmo, proprio perché già l'aveva maturata la sua scelta, quella di specializzarsi in cardiochirurgia, non soltanto oggi guardando ai bambini ma anche agli adulti. Esatto, guardando agli adulti abbiamo, già che era un reparto ristrutturato completamente nuovo, con un'organizzazione che ci ha permesso di poter informatizzare sia le sale operatorie, la terapia intensiva, sia il reparto a un tale livello che diciamo era considerato uno dei migliori reparti della regione. Una grande esperienza professionale la sua, che ha maturato anche all'estero, e poi la decisione di ritornare proprio a Napoli e mettere al servizio del suo territorio non solo le esperienze maturate all'estero. Sì, sono tornato perché mi ero dedicato alla pediatrica, che in Campania non si faceva all'epoca, e ho iniziato appunto la cardiochirurgia pediatrica a Napoli con i primi interventi, fino a portarlo anche al trapianto pediatrico che è stato effettuato poi per la prima volta soprattutto su un paziente palestinese che aveva necessità, che stava in gravissime condizioni, e gli abbiamo sostituito il cuore. Oggi ha 22 anni, frequenta l'università e sta per laurearsi. Ed è forte anche il suo impegno dal punto di vista umanitario in giro per il mondo al servizio di chi ha bisogno, in Algeria, in Bosnia, ma tanti anche i piccoli che sono venuti qua a Napoli a curarsi e poi tornare sani nella loro casa, nella loro città. Questa è stata sempre una mia intenzione, quello di fare questi viaggi a scopo umanitario per gli interventi. Diciamo che sono circondato da un'equipe che si dedica ad andare fuori a operare o a far venire bambini qua. E questo ci ha portato sia in Bosnia, soprattutto al tempo della guerra sui Balcani, ci ha portato in Algeria, ci ha portato soprattutto poi in Medio Oriente, in Palestina, dove siamo stati varie volte e dove continuano a provenire i bambini. Ed è precisa anche la sua impostazione per quanto riguarda la gestione del reparto, no al camice, perché si deve soprattutto privilegiare il paziente. Parliamo in modo particolare dei bambini, e quindi tante attività, la clown terapia, l'arte terapia, dedicata esclusivamente ai piccoli ma anche ai grandi. Sono delle attività che non servono solo ai bambini, servono anche agli adulti. Come vedete, questa è una sala che è stata fatta proprio per queste attività ludiche, e anche il reparto è stato organizzato e preparato per dare una visione asettica, non dell'ospedale, sia per il paziente che per i familiari, in maniera tale che il paziente non si sente completamente in un ambiente ospedaliero. Qui abbiamo una struttura che è di 12 posti letto di terapia intensiva, 2 sale operatorie. Purtroppo ci troviamo in questo momento in un periodo di spending review e di rientro della spesa regionale, per cui i letti si sono stati ridotti e quindi l'attività si riduce, perché non possiamo avere un turnover che avevamo negli anni passati. Io spero che questo centro possa essere a livello dei centri italiani come era negli anni passati. Grazie professore, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.
Per questa puntata è davvero tutto, l'appuntamento con Neapolitans è per la prossima settimana.